Incredibile! Oggi è 16 settembre 2016. Qui a Quarto Sant'Elena non so che cosa posso dirvi, ma questo è un tornado. Un tornado qui a Quarto Sant'Elena a Cagliari. Mai visto vita mia una tempesta di pioggia, guardate, la madre terra è diventata di terzo livello. Il suo potenza del terzo livello super la natura. Prima la natura si è scatenata e ha fatto volare tutto, era potentissima, e guardate che casino ha fatto la natura, e sta ancora continuando a piovere. Incredibile, oggi è una sperimentazione fenomenale, perché adesso noi non sappiamo che casino avrà fatto negli altri posti dove c'è la campagna e montagne. Secondo me, guarda, a Bigliolina e a TG diranno qualcosa di veramente di fenomenale. Bene ragazzi, veramente ora capite che la natura l'uomo non la deve sottovalutare. Vi rendi conto? Guardate, guarda con quanta acqua che sta mandando la madre terra. Sono le 5 del mattino, è un bel disastro di acquario. Io spero voi che questa tempesta non ci sia in continente, perché qui in Sardegna è un bel disastro. Mi dispiace tanto, ma io ho sempre detto, la madre terra non la dobbiamo sottovalutare, perché Dio comanda e Dio procede sempre, dice la madre terra. Fai uscire tutta quest'acqua, perché così l'uomo deve essere pulito. O magari sicuramente ha bisogno che la terra ha bisogno di acqua, e quindi va detta. Sta piovendo ancora molto. Io sto filmando qui in bagno perché non posso uscire fuori, perché è molto pericoloso, perché c'è molto vento. Anzi, diciamo che adesso ha smesso, e quindi diciamo che è meglio che fermi qua. Guarda quanti fulmini, non ci credo, è micidiale. Questo è Zeus che ci sta lanciando i fulmini, che sta lanciando i fulmini nel cielo. Si chiama battaglia dei fulmini contro le nuvole. Perché adesso siamo all'entrata dell'autunno, e quindi il caldo sta scontrando contro il freddo, capito? L'arrivo dell'autunno. Guardate quanti lampi, sembra una discoteca. Cioè, che disastro! Guardate lì, alle pozzanghere là. Queste sono le mettende, guardate come le ha tutte distrutte, guarda. Come nel 2008, anzi mi sembra che questo è peggio. Guardate. Aspetta che provo il zembolino. Coperto, tutto invaso dalle nuvole crudeli. È incredibile, guardate, è mostruoso,
Per fortuna la strada non l'ha. Non è allagata. Per fortuna. Vabbè, io lascio qui la sperimentazione perché mi sta tornando il sonno. E quindi allora concludiamo questo video, che non posso rimanere tutta la notte. Buonanotte e vediamo che cosa succederà, quello che ci dirà Vidolina o il DG, ok? Io vi lascio, buonanotte ragazzi, ai 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 ai, che terribile, buonanotte, ciao! Oh, buongiorno. Oggi è il giorno dopo della tempesta che ha fatto, di quel stranissimo temporale notturno, che io mi sono alzato alle 4 del mattino, perché il temporale era iniziato alle 3 e mezzo. Guardate che cosa ha fatto qui dietro casa mia. Questa macchina è completamente sommersa, quasi è stata sommersa dall'acqua. Guardate, anche questa è incredibile. C'è, guardate quanto qui allagato, qui l'acqua è altissima, eh. C'è, guardate. Acqua. Molto. Sì, guarda qua. Incredibile. Che macello. Che temporale ieri notte. Sentivo i tuoni, i lampi, il vento come soffiava. Non ci posso credere. Adesso noi proviamo ad andare, adesso sai dove? Verso la spiaggia del poeta. Vediamo che cosa è successo. Forza, andiamo lì. Ciao. Ok, guardate qui che cosa c'è. Un bel lago. Non ci posso, qui era tutto terra. Che macello. Sembra le saline. Non ci posso credere. Siamo qui, guardate. Siamo di fronte all'ottagono di Cagliari. C'è, guardate quanto è allagato. Guardate anche lì in fondo, guardate. Non ci posso credere che macello che ha fatto questa pioggia. Incredibile, guardate tutti i corvi, no, anzi sono le cornacchie che stanno bevendo, sono felici, che bellini, stanno bevendo perché finalmente trovano dell'acqua sulla terra. Comunque dai, grazie madre terra, grazie Dio di quest'acqua, però meno male che non hai provocato danni. Però ci hai recuperato l'acqua, signore. Grazie madre, grazie Dio. Comunque adesso noi stiamo proseguendo, vediamo se troviamo altre pozzanghere d'acqua che ha provocato ieri la tempesta. E vediamo se troviamo qualcosa. Vado. Guardate qui. Un bel macello. Siamo nella spiaggia di uno stabilimento. C'è, però questo non è niente, perché questo è male che è poco, perché guardate lì la spiaggia è tranquillo,
Però se notate, la spiaggia è pulitissima, non c'è nemmeno una briciola di sporcizia. Però guardate qui quanto è alta l'acqua. Cioè, incredibile. Com'è? No, 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 tranquillo. È veramente un casino, cavolo, eh. Tutto lagato, non ci posso credere. Era peggio, eh. Peggio? Vabbè, io ho trovato lo stabilimento, si può dire, tutta capota. No, non ci posso credere. Cioè, ma ieri era veramente forte la pioggia che ha fatto. Sì. Ah, è tutto. L'hanno tutto recuperato. Sì, ma oh, ma. Sì, divino tranquillo. Sì, sì. Quindi? Allora, il tipo ha detto che qui di mattina presto era tutto distrutto. Guardate, l'hanno tutto recuperato, non ci posso credere. Cioè, non ci posso credere, meno male che qui ce l'hanno fatta. Non preoccuparti, Un ragazzo si è messo a ridere che stavo filmando. O forse o mi ha riconosciuto, ma sicuramente mi sta dicendo ma mi stai filmando? E sto no, tranquillo, sto filmando il lago. Cioè, guardate. Adesso noi vediamo che cosa c'è più avanti. Però giuro che veramente quel tipo ha detto che lo stabilimento là era tutto rovesciato. Sicuramente nel mattino presto. Forza, andiamo. Andiamo a vedere più avanti. Anche qui, guardate. Ma stai scherzando? Anche qui ha tutto travolto. Guardate quanto è lagato. Povera spiaggia. E pensare che ieri c'era una bellissima giornata e la gente era al mare. Lo sai che non mi ricordo neanche ieri com'era la giornata. Però mi pare che c'era bel tempo. Di mattina c'era bel tempo, però guardate adesso come è diventata la spiaggia. Non ci posso credere. Incredibile, qui siamo al Corto Maltese. Cioè, incredibile. Basta, proseguiamo e vediamo che cosa c'è più avanti. Vado. Ok, siamo arrivati qua. Guardate. Anche qui è tutto riempito d'acqua. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Che macello. Tutto pieno d'acqua. Non ci posso credere, guarda, proprio è dappertutto. Bene ragazzi, la sperimentazione finisce qui. Sono arrivato qui a Marina Piccola, ho visto che qui non ha colpito niente, però c'è delle parti zona lagate. Beh, io finisco qui ragazzi la sperimentazione, perché pensavo che questa tempesta diciamo avesse fatto di più, invece no, grazie a Dio. La madre terra ha fatto il suo lavoro senza combinare dei guai, visto? Guardate come adesso il tempo è migliorato. E quindi ragazzi, ci vediamo nella prossima sperimentazione che dovrò fare a Funtanazza. Lì ha una colonia abbandonata,
molto grande come posto, e ci vediamo direttamente a domani. Ok ragazzi? A domani, quando uscirà la mia nuova missione. Ok? Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi nel mio canale, eccolo qua che arriva, eccolo qua. E ci vediamo nella prossima sperimentazione, ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Dentro.